2005 cambia di nuovo rumore, diventa un urlo, fino ad arrivare ai 6500 giri. Sono Antonio Falchetti, guido questa Maserati S6 GCS del 1955. Questa macchina esce dalle officine Maserati nel 1955 e viene acquistata da Piero Valenzano, pilota che la utilizza in parecchie gare tutta Italia. Purtroppo, durante la Coppa d'Oro delle Dolomiti, in un incidente, in questa vettura, Valenzano perde la griglia. Piero Valenzano posa per l'ultimo primo piano della sua carriera di giovane asso del volante. È partito verso la morte, in agguato dopo solo 2 chilometri, laggiù, in una curva. Divento un paracarro, la Maserati 2000 si è capovolta, istantanea alla morte del pilota. Questa macchina poi continua a gareggiare e negli anni 60, 61-62 finisce la sua carriera sportiva. È una macchina da corsa degli anni 50, quindi utilizzare questa macchina è completamente diverso rispetto alle macchine di adesso. La passione delle auto è una passione nata da mio papà e che mi ha trasmesso. Prime 1000 miglia l'ho fatta con un'auto Spider e in quell'occasione ho iniziato ad apprezzare queste macchine sportive degli anni 50 che andavano a 200 all'ora su delle strade neanche asfaltate. E quindi ho iniziato un po' la ricerca di una bacchetta. Abbiamo trovato finalmente questa macchina nel 2004 in Inghilterra. In coppia, a quel punto cambia rumore e ti dice adesso puoi schiacciare tutto. A quel punto schiacci tutto ed è un rombo pazzesco. Un rombo pazzesco sembra di andare a 200 all'ora, in realtà magari stai andando a 80, perché alla fine è quello. Poi a quel punto raggiungi 4.000-4.500 giri, poi hai due decisioni: cambi marcia e inizi a metterla in coppia e avrai ancora questo rombo, oppure puoi dire alla macchina, guarda, dammi tutta la potenza che hai. E 4.500 cambia di nuovo rumore, diventa un urlo tremendo, diventa cattivissima. Quasi inguidabile, vibra da tutte le parti e fino ad arrivare ai 6.500 giri. Ma vorrebbe andare ancora su. Ecco, questo è il piacere di questa macchina che non c'è nelle macchine moderne, perché è tutto gestito in modo elettronico. Grazie. Spero che il video vi sia piaciuto, un grazie speciale al signor Falchetti e Elena sua figlia che mi hanno permesso di filmare quest'auto stupenda, veramente un onore. Un grazie anche a Michele Taveggia che mi ha aiutato con le riprese e a gestire l'auto, grazie. E nel caso aveste un'auto d'epoca o delle storie da raccontare, contattatemi, io sono sempre disponibile. Bye!